Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi andiamo a montare il pacco numero 6 della Shelby Cobra di agoramodels.com. Qui dentro ci sono altri 8 numeri che ci consentiranno di iniziare a montare gli interni della macchina, quindi diciamo il pianale interno con il cruscotto e tanti altri dettagli. Quindi iniziamo subito il montaggio. Allora, iniziamo con il numero 41. Come vedete, qui si lavora sul cruscotto, quindi ci sono diversi pezzetti che adesso dobbiamo anche tagliare e vedere dove vanno messi. Sempre se riesco a toglierli da questa busta, facciamo così, facciamo un altro taglio qua, che la plastica a contatto con altra plastica ha un attrito super e non esce. Allora, dovrei aver preso tutto, mi sembra che non ci sia rimasto niente qui. Allora, andiamo ad aprire anche gli altri pezzi, così gli diamo un'occhiata, vediamo che roba è. Allora, questi qui sono dei piccoli puntini, fondamentalmente di plastica, numerati, che vanno messi chiaramente poi dove è indicato nelle istruzioni, quindi poi li andiamo a staccare. Ci sono i numerini su ognuno e vediamo subito dove vanno messi. Vedete, sono tutte parti, diciamo, degli strumenti che vanno messe in un punto preciso. Quindi ci sono le lettere, qui ci sono le lettere A, B, C, D, A, B, C, e qui ci sono i numeri, no, ci sono altre lettere D, E, e perfetto. Ok, quindi possiamo iniziare a vedere. Allora, questo è il cruscotto, mi avvicino un pochino e dobbiamo andare a prendere il primo pezzo da mettere, diciamo, sulla base qui sopra, su questo punto, che è questo qua, dove c'è praticamente il logo della macchina. Allora, andiamo a vedere, questo si è inserito a pressione, però possiamo comunque avvitarlo, anzi dobbiamo avvitarlo con una vite OP08. Allora, andiamo a prendere, le svuotiamo qui sul tavolo. Diciamo che teoricamente quando la vite entra molto bene, scusate, non la vite, il pezzo, quando il pezzo entra molto bene si potrebbe anche evitare di avvitare, però insomma l'abbiamo fatto lo stesso con piacere. Dopodiché andiamo a cercare il pezzo che ha questa forma, vedete, questo pezzo qui, che andiamo a mettere nella parte interna. Allora, adesso vediamo un attimo, perché andiamo con ordine. Allora, prima di passare a quel pezzo lì, andiamo a mettere quest'altra sezione qua, vedete, questo pezzo grigio lo andiamo ad inserire qui, così, perché stavo andando male con le istruzioni perché mi ero perso una pagina, però ecco, sono tornato indietro e sto inserendo questo lo dobbiamo mettere qui e vedete, lo possiamo spingere, perfetto, spinto in questo modo dovrebbe entrare bene. Ok, vedete, quindi c'è questo effetto qui e mi raccomando, la A, la lettera A che vedete qua, deve essere chiaramente rivolta verso l'alto. Dopodiché prendiamo questo altro pezzo grigio e lo andiamo a mettere qui, lasciando la parte aperta sulla sinistra. Ok, poi perfetto, andiamo a mettere questo pezzo, l'abbiamo già messo, avevo saltato completamente un passaggio. Dopodiché andiamo a vedere come proseguire. Ok, quindi prendiamo due viti e andiamo ad avvitare questo pezzo qui, lasciando la sezione aperta di sotto, in modo tale da non farla vedere, diciamo, nella parte frontale. Allora, vado ad avvitare qui questa prima vite e dopo andiamo a sistemare la seconda, però almeno una volta che abbiamo messo la prima il pezzo si regge da solo. Credo anche che non servano altre viti per questo montaggio, ma insomma ancora non ne sono super certo. Andiamo avanti, intanto questo si vede così dall'alto. Dopodiché dobbiamo prendere
la prima di queste parti in plastica e qui ci sono chiaramente le lettere. Adesso noi dobbiamo andare a verificare dove metterli, perché è ovvio che ognuno di questi va in un punto preciso. Allora io vado a staccare il primo, che per ovvi motivi insomma non riesco a vedere un cavolo di quello che c'è scritto sopra perché è minuscolo, ma vedo che lo dobbiamo andare a mettere qua in questo punto, quindi lo andiamo ad inserire. Vedo anche che c'è un ingresso obbligato del pezzo, perché fondamentalmente ci sono quelle parti in plastica sagomate, no? Quelle che hanno già il disegno pre-deciso in fabbrica, diciamo. Quindi bisogna semplicemente trovare l'invito e farle entrare. Secondo me si potrebbe anche fare facilmente, diciamo, vedendo la scritta. Chiaramente con la scritta dritta dovrebbe entrare, però non ne sono sicuro, perché fondamentalmente è talmente minuscolo questo pezzo che veramente è una cattiveria farci fare questo passaggio. Ho anche paura di romperlo, perché veramente non ne vuole sapere di entrare. Vediamo se così entra. No, vabbè, qui serve un po' di pazienza. Appena l'ho messo, ve lo mostro. Ok, allora l'ho messo, bastava perderci un po' più di tempo, e ho messo già anche il secondo pezzo, come potete vedere, piuttosto facilmente. Adesso andiamo a prendere il primo di questi gancetti qui, di questi dentini, diciamo, chiamiamolo così, lo andiamo sempre a tagliare e lo inseriamo qua su questo punto. Vediamo se entra facilmente. Sì, questo sì, perché diciamo che ha una forma piuttosto uniforme e quindi è più semplice da farlo entrare. Ora voglio riprovare a spingere meglio. Ok, vedete, l'ho inserito in questo modo, quindi più che altro mi sa che la difficoltà è per quanto riguarda quelli sagomati. Quindi vado a ripetere la stessa cosa con uno da mettere nel punto di sopra, e diciamo che questi, vabbè, sono tutti comandi della macchina, che poi insomma ovviamente sono finti, però sono belli da vedere, nel senso che più dettagli abbiamo e più sembra realistica la nostra macchina. Stessa cosa andiamo a fare con un altro ancora, che mettiamo nel punto laterale, quindi lo andiamo a mettere qua, lo inseriamo. Poi se vedete che magari, che ne so, non entra bene, o al massimo potete anche spingere con un cacciavite o con qualcosa che non vi fa fare male, ovviamente, quindi perfetto. Ok, detto ciò, andiamo avanti, spediti. Da quest'altra parte dove ci sono questi punti neri, diciamo, senza scritte, ne prendiamo uno e lo andiamo ad inserire qui nella parte dietro dove abbiamo messo il pezzo di prima, quello grigio. Lo inseriamo qua, andiamo a prendere questo pezzo qui, non so se lo vedete, sono veramente minuscoli, però insomma vi assicuro che c'è sempre tutto. E nella parte interna questo qui lo andiamo, siccome dentro qui è bucato, lo andiamo a mettere, lo spingo così ed entra alla perfezione, vedete? Quindi diciamo che la parte dietro serve per reggere questo qui di sopra, e devo dire che è anche molto bello da vedere. Allora andiamo a prendere un ennesimo pezzo, questo qui è bucato, no, vediamo se sto prendendo quello giusto. Ecco, devo prendere uno di questi, perfetto. Questo qui è veramente minuscolo, non capisco come si possa mettere, è super super piccolo, e lo dobbiamo andare a mettere praticamente qua in questo punto. Diciamo che qui veramente la pazienza è messa a dura prova, perché insomma mettere questa roba qui è veramente follia. E andiamo a fare la stessa cosa con un altro di fianco, quindi ne prendiamo un altro
E lo andiamo ad inserire qui nel foro laterale. Allora, ok, io vi assicuro che li ho messi, non so se li vedete, però ci sono, li ho spinti un pochino dentro per quanto sia possibile ovviamente. E andiamo a ripetere la stessa cosa su questo terzo punto, sempre laterale. Vediamo se anche questo entra con fortuna. Sì, anzi no, sì, invece è entrato. Ok, ho sistemato anche questo. E adesso proseguiamo con gli altri pezzi. Ok, da questo pezzo di plastica stacchiamo la parte. Vediamo un attimo se riesco a leggere. Qui ci sono le lettere, ma nero su nero. No, vabbè, sono uguali le lettere, quindi poco male. Sono due F, quindi non ci importa. Stacco questo pezzo e lo vado a mettere qua. Questo potrebbe essere, che ne so, un accendisigari, ad esempio. Ha la forma di un accendisigari, quindi lo inseriamo qui e teoricamente li dovremmo aver messi tutti. Sì, infatti abbiamo completato questo numero. Proseguiamo con il numero 42 e andiamo a prendere altri pezzi per il nostro cruscotto. Allora, qua c'è anche il primo, questo cos'è? Un interruttore, quindi andiamo a vedere come lo dobbiamo montare. Mi raccomando, qui ci sono anche da attaccare degli adesivi che adesso andiamo a mettere. Allora, dobbiamo ovviamente essere bravi a mettere gli adesivi, questi qui, qui sopra. Iniziamo con l'adesivo A, che sarebbe questo più esterno. Io cerco di metterlo sulla mano il più dritto possibile e lo accosto qui. Diciamo che è un po' impossibile mettere cose così minuscole, super precise, però insomma, diciamo che in qualche modo ce la faremo. Vado a mettere questo F che è un pochino più grande, quindi forse è più semplice da mettere meglio, e lo mettiamo qua. Con, ecco, leggermente girata la lancetta, ecco, in questo modo, e vado a mettere l'adesivo G dall'altro lato, quindi sempre un pochino la lancetta girata così, per simulare, ecco, un po' più la realtà. E poi proseguiamo con le lettere da B fino a E. Andiamo a mettere qua, vediamo un pochino, ecco, questa più o meno mi sembra di averla messa nel punto giusto, vedete, eh? Io le sto mettendo così. Poi andiamo a mettere C, D, E. Allora, per fortuna almeno gli adesivi si staccano facilmente, non come certi modelli dove per staccare l'adesivo ci vuole un anno. Invece qui più o meno si fa abbastanza rapidamente. E ok, a questo punto prendo anche gli ultimi due e li vado a mettere nei rispettivi alloggiamenti, quindi qua, e l'ultimo lo mettiamo qua. Pensavo che fossero, diciamo, delle parti illuminabili, e invece a quanto pare no, nel senso che sicuramente ci sarà qualche luce, ma non qui. Poi andiamo a prendere queste due parti e le uniamo in questo modo. Quindi a pressione andiamo a mettere, ecco qui, dobbiamo far entrare questo perno nel suo alloggiamento, perfetto, così. Dopodiché prendiamo questo pezzo e lo mettiamo sopra, in modo tale da creare, come vedete, tutti gli strumenti visibili dietro al vetro. Ok, adesso dobbiamo prendere questo pezzo qui e andare a mettere l'interruttore qui dentro. Bisogna cercare chiaramente di farlo entrare nella maniera più precisa possibile, perché sennò poi ovviamente non funzionerà, cioè, o meglio, più che non funzionerà, non sarà azionato a dovere. Quindi andiamo a cercare di spingerlo dentro. Qui diciamo che, ecco, la parte che richiede attenzione è sicuramente quella dei fili, perché essendo un pochino delicati rischiamo di rovinarli, però diciamo io l'ho messo in questo modo. A questo punto poi ci andiamo a mettere sopra il
Vediamo un attimo come va. Allora, mettiamo questo così e questo così, perfetto. Quindi lo inseriamo in posizione in questo modo e dobbiamo andare ad avvitare tutta questa struttura, ovviamente qui sul cruscotto che abbiamo montato prima. Quindi lo andiamo a mettere. Ah, ecco, perché quindi sicuramente ci sarà uno di questi pulsanti che andrà ad azionare qualche tipo di accensione. Bisogna verificare. Ora lo studio bene e andiamo avanti. Quindi in pratica con due viti OP08 andiamo ad avvitare le due strutture e quindi chiaramente poi non si sposta più e avremo anche il meccanismo di accensione e di spegnimento del cruscotto. Adesso ve lo mostro. Allora, con questa vite, anzi sono tre viti, scusate, non due, andiamo a mettere qua e qua e insomma poi qui questo è il meccanismo di accensione e di spegnimento. Vedete, questo pulsantino qua fa accendere e spegnere tutto, quindi mi raccomando, va sistemato bene e se lo incollate come ho fatto io, mi raccomando a non incollarlo troppo, cioè nel senso deve comunque rimanere mobile la parte nera che serve per accendere e spegnere. Quindi procediamo con cautela e andiamo avanti. Procediamo col numero 43, che sarebbe l'inizio, i primi pezzi diciamo della console centrale. Guardate che bello che è questo velluto, non so se lo vedete ma è veramente bellissimo, super pregiato. Allora andiamo a mettere le due strutture in questo modo in modo tale da poterle avvitare all'interno. Dovremmo riuscire a ad avvitare, ecco, in questo modo qua, praticamente su 1, 2 e 3 punti. Quindi vado a mettere così cercando di non rovinare il velluto e vado a prendere tre viti OP08. Ma comunque l'importante come sempre è metterne una così da bloccare la struttura. Andiamo a mettere subito le altre due. Ecco, adesso lo sollevo così evito di rovinare questo tessuto bellissimo, l'hanno veramente fatto molto bello. Vediamo se qui entra. Ok, e andiamo a mettere quella finale in fondo. Ok, verifichiamo qua, perfetto, questa è l'ultima vite su questa sezione. Dopodiché dobbiamo mettere questo pezzo che va inserito qua, perfetto, così, e anche qui andiamo a mettere sempre una vite OP08. Tengo sollevato così diciamo non si rovina nulla e con questo abbiamo terminato questo numero. Apriamo il numero 44 che ci dà altri pezzi dell'interno, ovviamente sempre con questo super velluto bellissimo, e andiamo subito a vedere dove metterli. Allora, chiaramente intanto apriamo le viti, sempre le OP08 che vanno utilizzate chiaramente per completare la sezione, quindi questo va messo ovviamente nello stesso modo dell'altro, quindi lo andiamo a posizionare così e iniziamo ad avvitare. Allora, parto sempre da quella centrale, perfetto, e andiamo a metterne altre due, una dietro e una davanti. Diciamo che adesso bisogna capire se gli altri due pezzi forniti sono da utilizzare oppure no. Adesso vado a vedere subito le istruzioni. Sì, ah beh, questi sono, diciamo, sono dei tappetini, tipo dei tappetini che quindi ci fanno usare, ci fanno inserire così a pressione, quindi perfetto, questo lo andiamo a mettere così. Vabbè, diciamo in questo caso veramente dettaglio inutile perché non si vede nero su nero, velluto nero su velluto nero,
praticamente non si vede, però diciamo molto bello, e abbiamo terminato anche questo numero. Col numero 45 dovremmo avere l'ultimo pezzo di questa parte, quindi andiamo a vedere dove va messo, e per fortuna ci fanno lavorare nella parte di sotto, che dove si vede meglio, e questo va avvitato, ok, va avvitato qua, quindi bisogna solo capire se va avvitato sopra o sotto. Ok, va avvitato, mi sembra, di sopra, devo capire un attimo meglio, sì, va avvitato nella parte di sopra e va messo così, perfetto. Ok, quindi possiamo procedere con tutte le viti. Ok, allora ne ho bloccata una, diciamo così le due parti rimangono bloccate in automatico, e procediamo subito a mettere le altre. Come vedete, diciamo, allora qui è veramente un po' difficile da interpretare le istruzioni, perché essendo nero su nero e soprattutto con questo materiale di velluto non si vede molto bene. Allora io credo di aver fatto bene, spero che sia così, diciamo nella parte interna si vede questo, e così abbiamo terminato anche questo numero. Allora, con il numero 46 riceviamo i primi dettagli degli interni, quindi il cambio, il freno a mano e vari pezzetti che adesso andiamo a recuperare e a mettere. Fatemi togliere tutto con calma, se no ho paura di perdermi pezzi. Allora, iniziamo a costruire questo pezzo del cambio. E allora, qui abbiamo da una parte un pezzo tondo e dall'altra un pezzo quadrato, un invito quadrato. Quindi, diciamo, può entrare solo in un modo. Dopodiché, questo pezzo lo andiamo a mettere qua. Così, vedete, quindi lo inseriamo in questo modo, e chiaramente lo dobbiamo avvitare nella parte di sotto con una vite sempre OP08, quindi la prepariamo sul cacciavite e l'andiamo ad avvitare sotto qui, perfetto, cerchiamo di farla entrare bene in posizione. Ottimo, ok, quindi questo è sistemato. Dopodiché sto cercando di capire solo se l'ho messa nel verso giusto. Sì, ok, è giusto. Dopodiché andiamo a prendere questa barra qui e la andiamo a sistemare in questo punto qua, perfetto, la mettiamo qua, e anche questa la dobbiamo avvitare sotto con due viti. Le preparo, ok, e reggendo la struttura così andiamo ad avvitare di sotto. Allora, la prima la metto qua e la seconda la prendo e la metto qua. Andiamo a lavorare, perfetto, ok, ottimo e semplice. In questo caso le istruzioni sono piuttosto chiare. Dopodiché costruiamo il pomellino del cambio, che andiamo a mettere in questo modo. Non so, io immagino che non lo vedrete mai questo, perché è veramente minuscolo, però cercherò di mostrarvelo dopo, quando ho finito. Ok, io l'ho messo, vedete? Non so se lo vedete in questo modo. Ok, e quindi questo qui adesso lo andiamo a mettere sul cambio, ovviamente. Per quanto è possibile cerchiamo di metterlo dritto, mi sembra che vada così. E io ci vado anche a mettere una puntina di colla, quindi lo tolgo, metto un goccino di colla qui sulla parte finale del cambio e ce lo rimetto, perché sennò questo ho paura che si stacchi, ed essendo tra l'altro molto piccolo ce lo possiamo perdere. Quindi sistemiamo il cambio in maniera dritta e lo andiamo a mettere qua. Quindi ricordatevi di non muoverlo, perché ovviamente è finto. Da questo lato qui dobbiamo inserire questa leva del freno a mano. Adesso qua ci sono due buchi, ecco, si inserisce qua, solo che l'unica cosa è che questi buchi non so se sono larghi a sufficienza, bisogna spingere un pochetto
per farle entrare in posizione. Deve andare così, ma va sicuramente fissato meglio. Allora, con il numero 47 riceviamo i pezzi per i pedali. Quindi tiriamo fuori tutto, mi raccomando, perché qui i pezzi sono tanti e dobbiamo fare in modo tale di creare il meccanismo dei pedali, chiaramente, con gli interruttori, perché a quanto pare qui ne vedo due, quindi avremo due pulsanti, due pedali funzionanti. Allora, andiamo a prendere questa prima base e la appoggiamo. Allora, dobbiamo lavorare ovviamente qui su questo lato e lo poggiamo qua. Allora, vedete che c'è un lato che ha questo taglietto, ovviamente questo tagliettino qui va rivolto sulla sinistra. Allora, andiamo poi a prendere questo pezzo qui e lo inseriamo in questi due buchi che stanno qui sopra. Allora, vediamo se riesco a farlo entrare. Sì. Questo lo mettiamo così e questo lo mettiamo dietro in questo modo e va spinto un pochino di più, quindi ci perdiamo un attimo di tempo e poi andiamo avanti. Con una vite OP09, che è una vite minuscola, andiamo ad avvitare poi questo pezzo in posizione, quindi ci va perso un pochino di tempo per inserirlo, però poi grazie alla vite sicuramente rimane bene al suo posto. Perfetto, adesso andiamo avanti e andiamo a mettere i pedali. Allora, come primo pedale andiamo a mettere questo che ha due punti e si va a mettere qua, vedete? Quindi lo poggiamo qui in questo modo e lo spingiamo dentro, quindi questo entra bene giù. Poi nella parte di sotto lo avvitiamo con una vite OP010. Ok, mettiamo questa vitina qui, che è leggerissimamente più grande di quella che abbiamo messo prima, ma insomma è sempre piccola. Dopodiché prendiamo l'altro pedale e lo andiamo a mettere qua. Perfetto, lo inseriamo dentro. Ok, e anche qui usiamo una OP010 per bloccarlo. Adesso mi sta venendo il dubbio, non so quindi se gli interruttori presenti in questo numero sono per i pedali, perché non vedo movimenti possibili su questi pedali. Quindi, al di là del lato estetico, adesso bisogna vedere se saranno anche funzionali. Andiamolo a scoprire adesso. E invece sì, i pedali sono funzionali, l'ho scoperto perché praticamente andando a muovere il pedale qui vedete che dietro si ha questo movimento qui dentro, non so se lo vedete, ma c'è un piccolo perno che si muove, e la stessa cosa per l'acceleratore che va a creare questo movimento qui, non so se lo vedete, ma si muove quel perno che quindi azionerà l'interruttore. Allora, andiamo a prendere il primo dei pulsantini degli interruttori, quello con il numero 2, e lo andiamo a mettere in uno di questi pezzi inserito ovviamente in fondo, così da rimanere in posizione. Adesso noi lo dobbiamo spingere bene dentro, lo andiamo a mettere così. Ok, mi sembra che sia arrivato bene in fondo, però diciamo adesso lo dobbiamo andare a montare qua. Allora, stando attenti a metterlo nel modo più preciso possibile, lo andiamo a mettere qua. Vediamo se adesso, voglio fare una prova, vedete che se muovo il pedale del freno si muove il, si aziona l'interruttore, quindi era solo un meccanismo diverso rispetto a come me li ricordavo, e quindi lo possiamo avvitare con una vite OP08. Andiamo a sistemare questo interruttore. Ok, e verifichiamo di nuovo. Ok, funziona alla perfezione, quindi la stessa cosa la ripetiamo sull'altro interruttore, che è quello con il numero 5. Quindi lo mettiamo così, lo spingiamo in fondo. Ok, più deve essere ovviamente il più preciso possibile, se no poi non funziona, e in questo caso andiamo a lavorare qua, andiamo a lavorare in questo punto e lo mettiamo così.
adesso andiamo a verificare, così mi rimane premuto. Quindi forse va spinto un pochino più dentro, bisogna un attimo vedere, oppure va alleggerito un po' il pedale, la vite del pedale, perché chiaramente non è che può rimanere sempre premuto, altrimenti poi rimarrebbe sempre accesa qualche luce. Allora andiamo a capire come sistemarlo. Lo mettiamo qua e lo avvitiamo con una vite OP08. Allora bisogna capire bene come metterlo questo, perché chiaramente non può rimanere sempre premuto l'interruttore all'interno, per cui va messo, bisogna avvitare poco. Adesso vediamo un attimo, vediamo, ok, vedete, così non è sempre premuto. Però allora io lo vado ad avvitare ancora un po', devo essere sicuro. Ok, diciamo che potrebbe entrare meglio, ma ok, bisogna essere sicuri. Stringiamo un altro pochino, quanto basta per tenerlo in posizione, ma verificate che il pulsante sia mobile, come in questo caso, perché sennò poi vi rimane sempre acceso. Allora facciamo un ultimo test. Quindi il pedale del freno funziona e anche l'acceleratore. A questo punto iniziamo un minimo di cable management, facciamo passare il filo, questo più laterale, qui sotto, e lo facciamo passare qui dentro, qui in mezzo. Dopodiché questo altro filo laterale lo andiamo a mettere qua, lo blocchiamo con questi passacavi, che per fortuna non ci fanno incollare in nessun modo né avvitare, perché insomma è veramente odiosa come cosa, visto che tanto sono parti inutili. E l'ultimo pezzo lo andiamo a mettere qui, quindi abbiamo questo filo, che vi ricordo è il 2, lo 02, lo facciamo passare in questo modo, e così abbiamo terminato anche questo numero. Apriamo l'ultimo numero, il 48, e andiamo a prendere altri pezzi vari. Qui abbiamo anche l'interruttore generale della macchina, che adesso dobbiamo andare a bloccare. Questo interruttore è uno switch molto importante che andiamo a mettere. Allora andiamo a verificare dove. Tra l'altro vi voglio far stare attenti su un particolare: quando mettete questo pezzo sotto sopra, fate attenzione ovviamente alla leva del cambio, che se no si rischia di rompere. Sapete che faccio? Io prendo una tazza, ce la infilo dentro e poggio così, così diciamo sono sicuro di non danneggiarla. Allora andiamo a mettere l'interruttore in questo punto qua, ecco, mi sposto così vedete meglio, lo inseriamo in posizione così e lo spingo magari bene dentro con un cacciavite. Ok, inserito bene, vediamo fuori come si vede. Ok, è proprio appena appena visibile qui. Lo andiamo a spingere bene, così siamo sicuri di farlo entrare. Allora, per bloccarlo in posizione dobbiamo utilizzare questo micro pezzetto che va messo tra questo buco e ovviamente lo switch stesso. Quindi io lo vado a prendere con una pinzetta e lo vado a appoggiare qua. Vediamo se sono fortunato. No, ancora no. Ok, adesso è appoggiato e lo dobbiamo avvitare con una vite OP02, quindi la recuperiamo, facciamo attenzione, così cerchiamo di fare questo passaggio buona la prima, e andiamo ad avvitare questo pezzo sulla sua guida. Ovviamente questo reggerà in posizione l'interruttore, che nella parte interna poi sarà utilizzabile in questo modo. So che non lo vedete perché è nero su nero, ma vi assicuro che c'è. Perfetto, a questo punto togliamo di mezzo questa tazza e possiamo ricontinuare. Andiamo a lavorare sulla scatola dell'interruttore generale. Allora andiamo a prendere questo pezzo rivolto in questo modo e ci andiamo a mettere lateralmente questi tubolari, diciamo in questo modo, e li mettiamo così. Allora, ok, questo è il verso, mettiamo questo qui. Bisogna capire se però questi vanno
incollati, perché secondo me non credo che siano, no, forse sono a pressione, no, sono a pressione, ok, è solo che sono due e hanno due grandezze diverse, però diciamo che ecco, questo è il risultato da ottenere. A questo punto recuperiamo la macchina perché lo dobbiamo installare. Perfetto, allora andiamo a mettere questo pezzo che abbiamo costruito qui in questa zona dove si incastra con i due pernettini e poi lo dobbiamo andare ad avvitare dall'altro lato. Vi ricordo che in questo momento le due ruote anteriori sono super delicate, super fragili, diciamo, non sono bloccate bene ancora, quindi quando girate la macchina fatelo con estrema delicatezza. Allora, io vado a preparare prima le viti OP01, che sono delle piccolissime viti argentate, dopodiché provo a girare la macchina su se stessa, vediamo un pochino, perfetto, così, e tenendo una mano sotto andiamo ad avvitare queste due vitarelle. Mettiamo prima questa e poi la seconda ed ultima. Sono veramente piccole, quindi cerchiamo di non perderle. E andiamola a mettere qua, perfetto, questa è la seconda, ok, ottimo. Allora, per terminare tutto questo pacco dobbiamo andare a rigirare un attimo la macchina e, anzi scusate, visto che ci siamo da questo lato, andiamo a mettere subito questo passacavo qui, così lo blocchiamo subito. Allora mettiamo qua e qua ci facciamo passare in mezzo, diciamo, questo cavetto, che se no poi l'avremmo dovuto mettere dopo, invece lo mettiamo subito. Ok, questo l'abbiamo sistemato. Rigiriamo la macchina sotto sopra facendo attenzione alle ruote, che come vi ho già detto sono ancora super morbide, e andiamo a mettere questo coperchietto in questo modo, così e così, perfetto. Detto ciò, abbiamo terminato tutto questo pacco. Allora, con questo numero siamo arrivati ad un risultato più che gradevole. Abbiamo anche verificato il funzionamento dei pedali e l'interno è veramente pregevole. Devo dire che non ci sono difficoltà particolari, se non giusto quella legata alla realizzazione del nostro cruscotto, dove anche in questo caso abbiamo un pulsante funzionante che serve appunto per accendere luci varie. Allora, io cercherò di proseguire più velocemente possibile il montaggio di questa Shelby Cobra, per cui vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perdete i prossimi step. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!